Salve a tutti, bentornati in un nuovo video e come avete letto dal titolo questo è l'attesissima skincare routine perché ho aggiornato alcuni prodotti, altri li ho tenuti perché comunque perché cambiare qualcosa con cui ci si trova bene, però come vedete non sono truccata, quindi comunque tutte le cose che utilizzo quando sono truccate ve le farò vedere lo stesso, non in azione, ecco, però ci saranno. Allora, sicuramente il primo passaggio che faccio quando sono truccata è struccarmi e vi faccio vedere due opzioni che utilizzo. La prima, quando sono un po' più stanca o magari ho poco trucco, utilizzo le salviettine struccanti, queste qui che vi ho fatto vedere tantissime volte di Sephora. Sono queste qui all'acqua di cocco. All'interno ce ne sono 25 e costano intorno ai 6 euro, ma sono fenomenali. Vi dico che io le utilizzo anche per togliere il mascara e i prodotti waterproof, cosa che con le altre salviettine non ho mai fatto perché era inutile visto che sapevo non si toglieva. Invece con questo ho voluto provare e magia. Quindi se le trovate, straconsigliate. Altro metodo che è un po' più classico, questa acqua micellare che devo ancora finire della Garnier. Questa qui è quella bifasica con l'olio d'argan. Io preferisco, ve l'ho già detto, in uno strucchiamoci insieme, get unready with me, mi pare, che preferisco quella classica, insomma, acqua micellare basica, perché questa un po' mi pizzica. Oppure olio di cocco. Questo qui io l'avevo preso su eBay, tipo un boccione tanto. Infatti vedete che adesso che sta facendo un po' più freschetto si è solidificato perché quest'estate era tutto liquido. Non molti conoscono l'olio di cocco, ma è fantastico per quanto riguarda la skin care, lo struccaggio, perché è una cosa fantastica, è proprio una mano santa. O comunque avete una pelle particolarmente sensibile, particolare, andate sicure perché è totalmente naturale. E poi lo porto via con i classici dischetti, questi qui di cotone. Poi, come sapete, dopo lo struccaggio, qualsiasi esso sia, io vi dico che dovete, e se non lo fate lo dovete fare, ripeto, dovete utilizzare un tonico. Io utilizzo questo qui della Fitosintesi alla calendula, che ho preso in un negozio di rifornimento estetica parrucchiere, però insomma un tonico qualsiasi, anche l'acqua di rose va benissimo. Perché cosa va a fare il tonico? Aiuta ad attergere la pelle molto più in profondità e quindi tutto quello che voi pensavate di aver tolto con la fase struccaggio, in realtà poi passando il tonico vedrete che non è così, e ve l'ho fatto vedere tantissime volte che nonostante io avessi struccato con comunque molta, no, potenza la pelle, in realtà poi passavo il tonico e rimaneva ancora traccia di correttore, fondotinta, schifezze che altrimenti sarebbero rimaste sulla pelle. Quindi questo assolutamente ve lo straconsiglio perché vi salverà proprio la pelle, quindi provate per credere. Ed ora cominciamo con la parte vera e propria, partendo dalle labbra. Quando ho voglia di farmi lo scrub e la maschera, ho trovato questo combo con cui mi trovo benissimo. Lo scrub è questo qui di Hello Body, il Coco Kiss, che vi faccio vedere, ha un colore fantastico e poi ne basta, ma vi giuro, una caccolina piccola piccola, fa un effetto fantastico. Io sono malata di scrub perché ho sempre le labbra secche nonostante metta in continuazione il burro cacao eccetera, però penso ormai sia una cosa, che ne so, fisiologica, perché non capisco. E per quanto riguarda la maschera, utilizzo tantissimo queste qui di Sephora, che sono fatte in questo modo. Sono facilissime da usare, mi pare costino intorno ai 4 euro l'una, ce ne sono diverse. Questa qui è quella idratante, sempre per lo stesso discorso di prima. Anzi, se avete voi qualche consiglio da dare a me, scrivetemi qui sotto, tipo, che ne so, ho letto il Blistex o qualcos'altro. Sinceramente ancora non ho avuto occasione di provarli, ma fatemi sapere perché io vivo perennemente con le labbra screpolate. Comunque, tornando a noi, questa qui appunto è quella idratante alla rosa. E poi passiamo alla pelle. Allora, lei lo mi ha mandato un sacco di prodotti nuovi e mi ha chiesto anche di parlarvi di una promozione che c'è adesso, di cui vi ho già parlato su Instagram, anzi seguitemi su Insta Stories soprattutto perché lì vi dico un sacco di cose e vi offro un sacco di sconti, quindi vi conviene. Sul sito di Hello Body, che trovate già qui sotto linkato, abbiamo questi due prodotti che sono il Coco Slim e il Coco Clear, che è la maschera, e l'olio snellente. C'è un set composto da questi due pezzi che si chiama Detox and Slim ed è già scontato al 30% sul loro sito, però io ho un codice sconto del 20% che, se andate a sommare con la promozione che già c'è del 30, fa il 50% e quindi potete acquistare questi due prodottini al 50%, che è una ottima cosa. Il mio codice del 20% è ILA YouTube, ve lo scrivo qui in sovraimpressione anche sotto nell'info box, e oltre ad utilizzarlo per questo set già scontato potete utilizzarlo anche su tutto il resto dei prodotti, che poi adesso vi andrò a far vedere perché mi ci trovo divinamente. Intanto vi parlo un attimino di quest'olio, che naturalmente contiene tutti
tutti ingredienti super naturali, non testa su animali come tutto il resto dei prodotti ed è snellente, tonificante ed aiuta a togliere i centimetri di troppo dai punti un po' più critici, quindi fianchi, cosce. Può essere utilizzato tutti i giorni, io infatti lo metto dopo la doccia, la sera, quando prima di andare a dormire. E poi invece abbiamo la maschera, che è appunto la Coco Clear, che può essere utilizzata fino a 3 volte a settimana, quindi è fantastica. Ed è una maschera detox, quindi aiuta a togliere i punti neri, ristringere i pori. Quello che io adoro, rende la pelle super morbida, io giuro, fantastica. Infatti dopo la vedremo in azione. E questa qui, appunto, come vi ho detto prima, potete utilizzarla fino a 3 volte a settimana, lasciate in posa più o meno 20 minuti. Se siete interessati trovate tutto qui sotto. E adesso proseguiamo. Vado prima a fare lo scrub, sempre di Hello Body. Questo qui è il Coco Pure. Lo uso già da un paio di settimane. Mi fa impazzire perché non è uno scrub troppo aggressivo. E lo vado ad applicare soltanto in punti strategici, quindi qua e la fronte. E lo andiamo a massaggiare circa un minuto, insomma, a zona. E lo faccio sempre prima di applicare la maschera, perché mi aiuta anche questo ad aprire i pori, togliere le cellule morte, quindi i prodotti che vado a mettere dopo penetrano meglio. E dopo averlo massaggiato per bene, vado a sciacquare con acqua tiepida. Ed ora vado appunto a applicare la maschera che vi ho fatto vedere prima, con un pennello a lingua di gatto, questi qua classici da fondotinta, mi ci trovo benissimo. E anche questa la vado a mettere in punti strategici. Sul naso, la metto bene anche nella zona qui laterale delle alette. E poi fronte. Come vedete non la metto nella parte esterna del viso perché è una zona che io ho già parecchio secca e senza particolari imperfezioni, quindi tendo a metterla soltanto nella parte centrale. E quindi con questa su andiamo ad aspettare 20 minuti e ci vediamo tra poco. Una volta passati 20 minuti, con una spugnettina del genere, sempre con acqua tiepida, la vado a rimuovere in questo modo. Poi asciugo la faccia e naturalmente poi andrebbe la crema idratante. Però visto che io questo tipo di routine la faccio maggiormente la sera, utilizzo sempre questa lozione sempre di Hello Body, che è la Coco Soft. È proprio la consistenza della crema. La applico e appunto la metto soltanto la sera, perché comunque è bella idratante, bella corposa, ha un profumo anche questo paradisiaco. E faccio un massaggio, come vedete, portando la pelle il più su possibile. Così ci manteniamo anche giovani, visto che questa routine sì, serve per struccarci, rilassarci e tutto, ma anche per prevenire rughette, cose. Io sono già piena di rughette d'espressione, soprattutto sulla fronte, non so se avete notato, perché sono una persona che ride moltissimo, fortunatamente, però mi fanno venire tantissimo rughettine, quindi cerco sempre di piallare il più possibile e nel mentre appunto faccio anche un massaggino tonificante. E con questo abbiamo finito. Come vedete non faccio nulla di estremamente complicato, anzi tutte cose molto basiche. Non lo faccio tutte le sere, alcuni prodotti li utilizzo 2-3 volte a settimana, altri una volta, dipende un po' come ci si abitua. Spero vi siano piaciuti i prodottini, consigliatemi voi qua sotto qualcosa con cui vi trovate bene. Trovate poi tutte le informazioni, i codici sconto come sempre e i social per seguirmi qua sotto nell'info box. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo con il video di giovedì. Ciao!